Ora, la nostra situazione, come accennato all'inizio, è quella del totalitarismo perfetto, dove lo Stato può finanziare qualunque cosa. Quindi Bersani avrebbe potuto fare un altro esempio. Anziché dire chi evade le tasse non ha diritto all'ambulanza, poteva dire chi evade le tasse non ha diritto ad andare al museo al costo di un gelato, oppure non ha diritto a vedere la RAI. O peggio ancora, non ha diritto a votare i politici che vadano in giro con l'auto blu. Se avesse detto quest'ultima cosa, le persone gli avrebbero riso in faccia. Invece ha scelto l'esempio dell'ambulanza, perché l'esempio dell'ambulanza è l'unico in comune tra il totalitarismo perfetto in cui viviamo e il totalitarismo imperfetto. Quindi Bersani ha evocato il totalitarismo imperfetto, cioè ha alluso al totalitarismo imperfetto, ma in realtà voleva difendere il totalitarismo perfetto che è quello che c'è attualmente. In altre parole, Bersani ha fatto credere alle persone che noi viviamo in un totalitarismo imperfetto, mentre invece viviamo in un totalitarismo perfetto. Dunque dire chi evade le tasse non ha diritto all'ambulanza è un inganno, che serve a promuovere l'idolatria dello Stato creando nelle persone delle paure assurde. Infatti, la gente è indotta a credere che se lo Stato non fornisse il servizio dell'ambulanza, allora questo servizio non esisterebbe. E coloro che sono particolarmente poveri, in difficoltà economiche, non riceverebbero alcuna assistenza. Come detto prima, infine, Birindelli è a favore di una società imperfettamente libera perché ritiene realistica la libertà perfetta. Quindi questa situazione è realistica e questa è quella che ci si avvicina meglio. Bisogna comunque tendere sempre come modello verso la libertà perfetta anche se non si può raggiungere. Infine, in questa appendice, Birindelli definisce meglio cosa sono i bisogni di base, che possono essere definiti in modo pochissimo arbitrario. Grazie a questa definizione pragmatica dei bisogni di base si può distinguere il totalitarismo imperfetto dal totalitarismo perfetto in cui viviamo. Nel totalitarismo imperfetto la coercizione dello Stato sarebbe molto più contenuta, perché lo Stato sarebbe limitato in modo non arbitrario e quindi non si potrebbe espandere all'infinito. Tornando alla tabella, confrontando le prime due colonne, infatti in un totalitarismo imperfetto lo Stato sarebbe limitato a finanziare soltanto azioni a difesa della legge e dei bisogni di base delle persone, ma non potrebbe finanziare nient'altro, quindi la cultura, il lavoro, la casa, lo sport, nient'altro. Invece noi viviamo in un totalitarismo perfetto dove lo Stato può finanziare arbitrariamente qualunque cosa, perché il suo potere non è limitato in modo non arbitrario, cioè di fatto è illimitato. Lo Stato può prendere qualsiasi provvedimento grazie al positivismo giuridico e alle leggi fiat che fa l'autorità politica. Dunque sarebbe meglio il totalitarismo imperfetto di quello perfetto, ma non ci si può accontentare al totalitarismo imperfetto. Bisogna tendere alla società imperfettamente libera. Il totalitarismo imperfetto deve essere inteso solo come passaggio intermedio in un processo il cui obiettivo è la società imperfettamente libera. Il concetto è ripetuto anche qua, il totalitarismo imperfetto deve essere un passaggio intermedio nella transizione dall'attuale totalitarismo perfetto alla società imperfettamente libera, transizione graduale. La gradualità è necessaria, ci vuole molto tempo per queste transizioni, perché avendo vissuto da lungo tempo ormai, vivendo ancora da lungo tempo, in un sistema che è un totalitarismo perfetto, il benessere e la solidarietà volontaria sono state devastati dall'intervento statale. Il benessere economico e la solidarietà sono stati devastati dallo Stato totalitario e richiedono tempo per rinascere. Nelle attuali democrazie totalitarie l'assoggettamento mentale ed economico delle persone è massimo.